Queste sono le migliori scarpe da escursionismo e cammini di questo 2024. Adesso insieme vediamo le caratteristiche e soprattutto dove è meglio utilizzare ogni singolo modello. Il primo modello di cui vi parlo sono queste Garmont 981 e Engage. Per quanto riguarda la suola, hanno una Vibram Mega Grip con Traction Lug, quindi dal punto di vista del grip è nessun problema. Una scarpa molto flessibile e dalla tomaia veramente molto areata. Una scarpa anche abbastanza leggera che non ha la membrana nella versione bassa, perché esiste anche la versione mid che in quel caso invece ha la membrana in Gore-Tex. Questa è la scarpa che più vi consiglio se fate prevalentemente cammini. Cioè diciamo che se voi fate per il 90% delle vostre escursioni dei cammini semplici, dei cammini come possono essere il cammino di Santiago, la via Francigena eccetera, questa è veramente l'ideale, perché è veramente tanto tanto traspirante, un'ottima durabilità, materiali poi che sono stati pensati con un basso impatto ambientale. Diciamo che davvero come scarpa per camminare su terreni semplici, strade fondovalle, strade bianche, probabilmente è la migliore. Anche per quanto riguarda poi magari fare dei cammini d'estate al caldo, perché lei è tanto tanto traspirante. Il secondo modello di cui vi parlo sono queste Merrell Moab Speed 2. Per quanto riguarda la suola, anche lei ha una Vibram, in questo caso una TC5 con Traction Lug, ma quello che mi è piaciuto è la sua struttura. Ha una struttura veramente ottima che le permette di essere utilizzata sia sui cammini, quindi come dicevamo cammini di Santiago via Francigena, ma anche per chi va anche spesso in montagna. Diciamo che da questo punto di vista lei è un 70% magari cammini e 30% montagna. Quando andiamo in montagna la possiamo portare tranquillamente anche sulle sentieri un pochino più sconnessi con qualche roccetta, perché presenta anche tutta una parte esterna che va a proteggerci molto bene da rocce e radici esterne. Per quanto riguarda la traspirabilità, anche lei buona, un pochino meno rispetto alle Engage che abbiamo visto prima, ma comunque abbastanza buona. E soprattutto di queste MRL ne esistono davvero tanti tipi, perché esiste la versione bassa senza membrana Gore-Tex, la versione bassa con membrana Gore-Tex ed esiste anche la versione mid con membrana. Quindi da questo punto di vista un po' per tutti i gusti. Il terzo modello di cui parliamo sono le Scarpa Rush 2. Per quanto riguarda la suola, loro utilizzano una suola presa, che è una suola proprietaria di Scarpa, che devo dire ha un ottimo grip su quasi tutte le superfici. Unica cosa, fate attenzione a non utilizzarla su superfici particolarmente dure, perché la durata di questa suola è minore rispetto a una classica Vibram. Parlando di intersuola, anche lei ha un ottimo intersuola abbastanza flessibile che ci può permettere di fare dai cammini alle escursioni in montagna. Diciamo che in questo caso siamo un 50% cammini, 50% montagna. E per quanto riguarda la parte superiore, esiste solamente con una tomaia con membrana in Gore-Tex. Purtroppo non esiste senza membrana, ma volendo abbiamo anche l'opzione di prendere le Rush Mid, quindi col tallone più alto. Loro sono sicuramente ideali per chi vuole una scarpa abbastanza tuttofare tra montagna e cammini. Unico aspetto magari su cui fare attenzione è non utilizzarla su dei cammini estivi veramente caldi, perché avendo una membrana tenderà sicuramente a farvi sudare un po' il piede. Il quarto modello che vediamo sono queste Kaylan Duke. A livello di suola anche lei ha una Vibram con Traction Lug, quindi da questo punto di vista sempre ottimo grip. Un'intersuola abbastanza flessibile, anche se un pochino più rigido magari rispetto a quelle che abbiamo visto prima. Esiste nella versione mid, ecco qua io, ma anche nella versione bassa, se preferite delle scarpe basse. E in entrambe le versioni c'è la membrana in Gore-Tex. Questa è una scarpa pensata per chi preferisce fare magari un 60-65% montagna e magari un 40-45% cammini. È l'unica di quelle che vediamo che ha anche la climbing zone nella parte anteriore ed è l'unica che ha veramente un avampiede molto ampio. Pensate che io di questa scarpa ho dovuto prendere addirittura un numero in meno rispetto al classico numero che prendo di Kaylan, perché ha un avampiede veramente molto largo. Una scarpa che vi permetterà di poter fare sia dei cammini semplici, anche qua eviterei quegli estivi troppo caldi, ma delle escursioni in montagna dove possiamo trovare anche qualche parte di roccetta senza nessun problema. Infine il quinto modello sono queste Equilibrium Hike di La Sportiva. Sempre iniziando dalla suola troviamo una classica suola Vibram con tutta la tecnologia Impact Brake System di La Sportiva. Diciamo una suola che anche dal punto di vista del grip promette veramente bene. Questa scarpa però è sicuramente quella più adatta all'escursionismo, alla montagna, perché è pensata per chi vuol fare un 80% montagna, 20% cammini. 20% cammini perché comunque è molto flessibile, quindi anche camminandoci in piano non ci darà problemi. Però è molto strutturata, troviamo tutta una parte esterna perfetta per proteggerci da rocce, roccette,
tutta una parte in tomaia anche che va a garantire un'ottima sicurezza su particolari sentieri particolarmente complicati, soprattutto verticali o discese particolarmente ripide. Quindi diciamo che lei, se state cercando una scarpa, soprattutto con quale andare in montagna, è sicuramente la migliore. Purtroppo però non esiste la versione bassa. Di questo Equilibrium esiste solamente questa versione mid, di Equilibrium High, che non esiste la versione bassa. Ed allo stesso modo esiste solo la versione con membrana in Gore-Tex. Dunque queste sono le migliori scarpe per chi vuol fare escursionismo e cammini. Fatemi sapere voi qua sotto nei commenti quale scarpa state utilizzando o quale di queste vi interesserebbe comprare. E nella speranza sia stato estremamente esaustivo anche per questa recensione, vi ringrazio per la guardata e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!